Ragazzi, mamma mia, pelle d'oca oggi. Oliver Onions con Fantasy nello Zoo di 105. Mi stanno arrivando messaggi da ascoltatori anche sul mio cellulare privato. Emozioni che solo lo Zoo riesce a dare. Sono in un angolo in un cantiere con gli occhi lucidi, ma che bello però, dai, insomma. Sai, sto personaggio... che mi sento di dire una cosa, scusa Marco, io volevo... Non bestemmiare. Ringraziare no. 105, perché questi sono i momenti in cui ci si rende conto di lavorare in una radio speciale. Vero. Perché nessun network, penso, nazionale, si poteva permettere in una programmazione di due ore di cambiare la programmazione musicale e mettere soltanto dischi legati. Bravo. Stavo pensando la stessa cosa. Vero. Bravo, questo fino al 4 di luglio, poi subentrano quelli là, bisogna vedere che cazzo vogliono fare. Sentiamo gli ascoltatori. Ragazzi, ascoltare Fantasy e pensare a Bud Spencer è veramente triste. Se ne va un pezzo di ogni giovane della nostra età. Addio Carlo. Grande. Vabbè ragazzi, sentite, adesso non vogliamo farvi venire il magone, il nostro compito è quello di farvi ridere, sorridere, comunque ricordare Bud Spencer col sorriso, non con le lacrime, anche se poi ti viene un po' automatico. Quindi, per rimanere in tema di stupidera, ci colleghiamo con una nuova avventura di un'altra serie televisiva che ci ha regalato emozioni, soprattutto a noi vecchi. Cioè, cazzo, sai che non pensavo di arrivare un giorno a sentirmi anziano? Fai schifo, merda! Anche tu fai schifo, anziano vecchione! Dai, asessuato! Tua madre, quel travestito col cazzo! Ma mia madre c'ha 68 anni, se lo può anche permettere di averci le ragnatele! Ma vai a cagare! Pochino a tua madre! Fai schifo! Pochino! Perché andiamo così in basso? Non lo so, è così. È per sdrammatizzare un po', altrimenti veramente ti scende la lacrima ogni volta che metti qualcosa legato a Bud Spencer. Ci colleghiamo con i Cunningham.